Frank, prova prova, Sassà finalmente arriva, no? Dal 2 novembre. Hai più ansia adesso, no? Nel vedere quale Sì. sarà la reazione del pubblico, o avevi più il friccorino prima nel dire la Ah, realizzo? wow. Vai, tutte e due. Tipo quando ho fatto la prima puntata, ci ho messo, penso, 5 minuti da quando mi sono seduto e ho iniziato a presentare il programma per realizzare che lo stavo facendo davvero perché ci sono molto molto legato e da piccolo lo vedevi in America a casa dei miei nonni, un format americano che c'è da 20 anni. Dal punto di vista mio da bambino mi entusiasmava vedere degli adulti che si mettevano in gioco e facevano qualsiasi cosa, senza paura. E quindi avevo quest'ansia di voler rendere onore a un programma che mi piaceva così tanto. Devo dire che mo che l'ho fatto, per rispondere alla domanda, sono più emozionato adesso, cioè che sta per uscire. Ci tengo davvero molto e mi auguro che il pubblico si diverta quanto ci siamo divertiti noi a farlo. Cioè ci tengo proprio tanto. Tu sei un comico, quanta fatica hai fatto a non saltare dall'altra parte e andare sul palco insieme a Beh, loro? c'erano alcune premesse, alcuni giochi che ti veniva proprio voglia di farlo. Ma secondo me pure il pubblico a casa, vedendo alcune premesse, alcuni giochi, giocherà nella testa, giocherà tra di loro. Ci sono alcuni giochi che tra l'altro si possono fare pure in gruppo. Quindi mi veniva voglia, però devo dire che essere così vicino all'azione, al campo di battaglia, pure è molto, molto divertente. Qual è il punto di forza di Prova Prova Sassà? È l'improvvisazione, è quello che succede quando si improvvisa e quando metti dei comici a improvvisare. Si crea, penso, un'energia speciale nella stanza dove avviene, c'è un friccicore nell'aria perché è tutto in divenire. Stai vedendo tipo una matrioska che si apre, ne esce un'altra, ma escono cose diverse, non esce una bambolina più piccola. E quindi sei curioso di vedere i comici come ne usciranno, perché in un certo senso stanno in guerra assieme. Devono vincere, c'è un nemico che è la non risata e loro devono stare attenti perché non è che quando improvvisi necessariamente è divertente quello che dici. Senti, l'hai detto dall'inizio, no? È un format, uno spettacolo a cui sei molto legato. Addirittura hai raccontato che a 18 anni l'avevi tradotto tutto in italiano e ce l'avevi Sì, subito. esatto, senza motivo a 18 anni l'ho tradotto completamente in italiano, tutte le regole dei giochi, tutto e realizzandolo poi negli ultimi mesi davvero, sono tornato a quella mail e mi ha pure velocizzato delle cose, cioè avevo scritto delle cose utili e mi sono fatto tenerezza, diciamo, era un cerchio che si chiudeva. Ma perché allora, proprio ora, visto che stava tanto, no, nel cassetto, no? Ma proprio ora perché, non voglio essere ripetitivo, ma avendo grande rispetto del programma, non mi sono mai sentito, la persona giusta per farlo, sinceramente. E col tempo, facendo questo mestiere, prendi più sicurezza in te stesso, impari tante cose, fai esperienze e sentivo che era il momento giusto per farlo. Un punto di forza per ognuno dei quattro Ok. concorrenti che hai scelto. Beh, Maccio penso che venga da un altro pianeta. Penso che sia una delle persone più serie, nel senso buono lo dico, più serie e creative che abbia mai incontrato. Lui tipo ci tiene veramente tantissimo a quello che fa ed è molto rigoroso. Vederlo improvvisare è affascinante perché vedi come si mette in gioco uno così preciso, dove non ci sono regole, tra l'altro. Aurora ha 22 anni, la sua prima apparizione televisiva l'ha fatta a 19 Italia's Got Talent con un pubblico di 1.000 persone, c'ero anch'io. E non è normale per una 19enne salire su un palco e fare un monologo comico senza paura. Totale tranquillità. E non è normale che una ragazza di 22 anni che fa la comica abbia la serenità di mettersi in gioco in mezzo magari a dei comici che sono affermatissimi. Poi, insieme a queste cose, porta un linguaggio che è estremamente attuale, cioè Aurora viene dal web fondamentalmente. È una che mastica quella lingua e all'interno di un gruppo di 4 persone, una così è una botta di culo ad averla. Cioè, siamo felicissimi di avere Aurora. E Maria, avendo sempre fatto gran parte del suo lavoro comico, con il suo compagno, è una molto abituata all'ascolto. È una che ha improvvisato tanto anche, immagino, con Corrado, con suo marito, e quindi portava tutta quell'esperienza di ascolto, di capire la temperatura degli altri, di capire se l'altro sta perdendo un po' di forza.
lei lo tira su. Diciamo che era il radar del gruppo che stava attenta e poi ha una fisicità, gli occhi e il sorriso di Maria bucano davvero lo schermo e te la trovi in salotto, capito? Quindi Edoardo è uno che ha un eloquio, penso, comune a pochissimi comici e a pochissime persone. Ha un modo di parlare. Quando fai improvvisazione comica, la base è che devi avere più strumenti possibili perché tutto quello che ti è successo nella vita e tutte le cose divertenti che hai pensato potrebbero tornarti utili. Edoardo tira fuori concetti, parole o cose sofisticate e non, che non so da dove le tira fuori. Immagino che abbia passato molto tempo sui libri e meno male. E in una puntata lo presento come è un peccato che non faccia il magistrato Edoardo Ferrario, e lo penso davvero. È un gruppo, io sono veramente contentissimo che ci siano loro perché, come ho detto, ci tengo tantissimo al programma e meno male che c'erano persone come loro. Quindi, seconda stagione è già in cantiere? Speriamo, penso che deve prima andare e deve piacere alle persone, io me lo auguro. Avrei una voglia matta di rifarlo, ovviamente, deciderà il pubblico. Portarla in teatro dal vivo? Abbiamo pensato anche a questo, vediamo come va. Sarebbe stupendo anche perché è un habitat, il teatro è un habitat di questo format, secondo me. Vederlo dal vivo ti fa capire la loro indecisione o la loro convinzione rispetto a delle cose.